Eccoci qua, cari amici appassionati qua di vecchi camion. Guardate qua il vecchio Marvin in un fantastico tour qua in Toscana in compagnia della vecchia Zo. Salve a tutti ragazzi. E insomma qua tra l'altro è stato il titolare qua a cercarmi, non è che sono stato io. Mi ha detto guarda, se capiti qua dalle mie parti avrei qualcosina per te. Ecco qua, E niente ragazzi, guardate qua, abbiamo un 180 NC, appunto un 4 assi del 76, giusto? Sì, 1976, l'ho visto nel libretto. 1976, e qua ci dicono appunto che loro sarebbero qua, come dite, intenzionati a darlo via, se qualcuno è interessato, perché loro sono un po' dei cultori, cercano sempre il trattore, ecco. Hanno già un trattore 682, cercherebbero un trattore 690, e niente, ci hanno chiesto appunto se magari c'è qualche interessato, appunto chi volesse essere interessato per portarsi a casa questo 180 appunto NC 4 assi. Bellissimo, comunque. Eccolo qua, insomma. Ce lo dice e vi mettiamo in contatto con questo gentilissimo signore. Ecco, l'altro non chiede neanche troppo, Esatto, non chiede neanche troppo. Qua c'è qualcosina, chiaramente, dai, qualche ornamento come in tutti i vecchi camion, certo, qua. È stato qui all'esterno, esatto. Però in generale è sano. Abbiamo visto molto di peso, per cui ragazzi, sì, appassionati qua di vecchi camion, appunto abbiamo qua questo 180 che adesso vi mostro anche la cabina, vai giù. Sì, l'apro. Ecco qua, ragazzi, guardate qua 180, adesso vi faccio vedere un po' la cabina. Chiaramente è fermo qua da un bel po', lavorava nelle zone di Grosseto, la sua carriera almeno ci è stata detta così, che ha lavorato in quelle zone lì, e qua insomma, ecco. Qua il loro sogno sarebbe scambiare questo 180 con un trattore, però cioè, io la vedo un po' dura trovare un trattore, ecco. Qua vedete è anche dotato di brandina, ecco, insomma loro appunto ci diceva questa ditta che loro insomma vorrebbero trovarsi un trattore 690, ecco, loro non è che non chiedono neanche tanto, ecco. Il camion attualmente è radiato, sempre per la posizione dei bolli hanno preferito fare questa scelta qua, ecco. Sì, perché diventava per l'azienda. Esatto, era troppo oneroso, appunto, insomma, trovarsi dei bolli da pagare e non utilizzarlo, ecco. E niente, appassionati qua di vecchi camion, qua saluto l'amico Gigi del Salento. Guarda qua Gigi, abbiamo un 180 a 4 assi color rosso, la famosa cabina H, la famosa cabina di 170, di 691, ecco perché. Poi bravo Gigi, appunto è un amico che segue i filmati del Marvin, ma siccome che non ha più l'occasione di vedere bene, insomma mi dice sempre vai, fammi un piacere, dirmi almeno l'allestimento, il colore del camion. Certo, lo salutiamo con l'occasione, ciao Gigi, ecco, ti ricordiamo qua sempre, scusa se non ti nominiamo così spesso, ma ecco qua, per cui ecco, quello che mi piaceva essere, sentirmi utile anche per queste persone meno fortunate, ecco, dargli sì, un po' di esatto, gioia raccontando quello che i miei occhi vedono, ecco qua, Eccolo qua, 180 ragazzi, insomma, appassionati qua di vecchi camion, collezionisti o giovani che vogliono prendere un camion, ecco qua, abbiamo un motrice appunto 4 assi, insomma, eccolo qua, io ve lo faccio vedere, siamo qua in Toscana, eccolo qua, quello che posso mostrarvi, io ve l'ho fatto vedere, eccolo qua, per cui insomma, fateci un pensierino, io quello che ho potuto mostrarvi ve l'ho fatto vedere, ecco qua, appassionati qua di camion, intenditori, guardate un po' voi, qua ci hanno detto che insomma con un giro di chiave il camion parte, cui quello non è il problema, cercano qualcuno interessato che se lo porti via, perché ha detto che se non ci sarà nessuno saranno costretti insomma a tagliarlo, recupereranno il motore sicuramente, però lo tagliano, hanno detto qua, perché appunto qua fuori all'aperto e insomma preferiscono utilizzare lo spazio coperto per il camion dell'azienda, ecco. E niente, qua vai lì giù. Sì, ecco qua, abbiamo qua la giù. Saluto a tutti ragazzi, allora fateci un pensiero se qualcuno fosse interessato a questo bellissimo oggetto, sarebbe un peccato venisse tagliato. Certo che è sempre un camion, È sempre un camion del 76, molto bello, anche in buone condizioni. E certo, compatibilmente col fatto che è stato all'esterno, comunque se qualcuno fosse interessato vi mettiamo in contatto col titolare. Brava Gio, ciao a spettacolo. Tutti. E niente ragazzi, ecco qua, io vi ho fatto vedere un po' tutto, guardavo se riuscivo a fare vedere il motore qua, eccolo qua sotto,
per il bravo Giuliano, un po' per tutti gli appassionati, ecco qua. E niente, insomma, dai, vai te qua, ti faccio io un saluto. Certo. Eccoci qua, cari amici, niente, insomma, io vi ho fatto vedere questo 180 NC e mi ha fatto piacere perché è stato il titolare a cercarmi, ecco, non è che stavolta sono andato io a cercare e si è ricordato di Marvin, ecco, insomma, quello che voglio dirvi. Piuttosto che tagliarlo, perché questo al momento è il suo futuro, vediamo almeno di, se c'è qualcuno che ha qualche conoscenza, ecco, insomma, vediamo di salvarlo. Ragazzi, ciao a tutti, spettacolo, viva i camion vecchi! Ciao a tutti ragazzi! Ciao!